Allora, in questo incontro si è parlato della mancata adesione dell'Unione Europea alla Convenzione sui diritti dell'uomo. Quali sono le conseguenze in concreto di questa mancata adesione? Ma guardi, io spero che non ce ne siano molte di conseguenze negative, ma neppure penso che si rimanga inascoltata la speranza che si risolvano i problemi e che dunque si arrivi un giorno non lontano all'adesione. Là sono emerse delle criticità nel progetto di accordo. Ecco, la rimozione di queste criticità comporterà un lavoro di riflessione, di discussione, forse anche vivace, però la speranza di tutti è che si trovi il rimedio alle criticità che sono emerse.